I familiari e lo staff che gestiscono i profili social di Nikita Pelison. Dopo il caos che è scoppiato all'interno del Grande Fratello VIP e che ha travolto proprio la modella, sono intervenuti con un duro comunicato, attaccando Luca Onestini. Tra l'ex tronista bolognese e la Pelison, passare dall'amicizia speciale alla faida è stato un se fino a pochi giorni fa sembrava persino che il loro legame potesse evolversi in qualcosa in più di un rapporto amichevole. Oggi c'è un gelo polare, con tanto di accuse da ambo i lati. Nelle ultime ore Onestini si è pronunciato contro Nikita, spalleggiato da Sara Altobello. Una serie di dichiarazioni che hanno portato alla dura nota scritta dallo staff della modella. Chi è vicino a Nikita, come si evince dalla nota, ha attaccato frontalmente Onestini. Ma che cosa è accaduto? Perché la Pelison e l'ex volto UED sono arrivati ai ferri corti? La situazione è precipitata nel momento in cui Luca ha riferito a Sara Altobello che Nikita avrebbe sparlato lei. La questione ha fatto il giro di tutta la casa del GF VIP 7, innescando diverse reazioni. Ha parlato male di Sara con Luca e ora ha ammesso questa cosa perché prima si confidava con Onestini, ha riferito Antonella Fiordelisi ad alcuni vipponi. Oriana Marzoli ha aggiunto. Ha ammesso cosa faceva fuori, Sara NDR. Quando andava a cena con certe persone. Nikita ha fatto capire a Luca, alcuni mesi fa, che Sara faceva delle cose strane fuori. La Pelison ha captato il dialogo alle sue spalle ed è intervenuta, dando la sua versione dei fatti. Io e Luca eravamo molto vicini e Sara aveva dato una risposta ad un gioco. Una risposta che mi aveva stupito. Aveva risposto di, sì, ad una domanda. Devi fare il film. Esci con il regista da sola? E lei disse che ci sarebbe andata da sola. Ha parlato di situazioni come, arrampicatrice sociale, etc. Sara più volte ha detto questa cosa in passato e forse stava scherzando.